Salve a tutte e benvenuti in un nuovo video di Mite Misser SCP. Oggi parleremo dell'SCP 433 chiamato anche un rituale, che è l'oggetto Euclid. Di questo SCP non è disponibile la foto. Procedura speciale di contenimento. Poi esiste esclusivamente una copia delle istruzioni per lo svolgimento di SCP-433 in qualsiasi momento e allo stesso modo. La procedura con beta non deve essere mai essere inserita all'interno di un documento elettronico al fine di ridurre il rischio di una breccia del contenimento. Il dottor Severi e il dottor hanno entrambi detto mettere nel documento. SCP-433 001 essi non possono descriverne. Ne condivide le informazioni IVI contenente con nessuno, anche tra di loro, senza l'approvazione di, di uno di livello 5. Nel caso in cui te, te, trapelassero delle informazioni riguardanti le procedure necessarie per SCP-433, deve essere effettuata immediatamente una campagna di disinformazione e tutte le strutture in grado di produrre Pluton 238 devono essere strettamente monitorate per furti o aumenti della produzione. Descrizione. SCP-433 è un rituale scritto nel documento SCP-433-001. Il rituale, quando verrà effettuato, risulterà una completa sostituzione di tutta la materia all'interno di un raggio di 11 metri, all'accento del rituale e tutte le persone, oggetti, terreni e anche i gas verranno apparentemente rimossi e sostituiti con una sostanza di origine sconosciuta. Si vede al test. Log 433 031 per detalle sulle sostanze sostituite. Il documento SCP-433 001 è contenuto all'interno di un grande tom tomo trovato in Red Russia. Il tomo sembra essere un grimorio contenente dei rituali interamente scritti in latino. Esso fu ritrovato vicino a un cratere di forma sferica di 22 metri di diametro, lasciato aperto sul documento. SCP-433001 a causa della singolare natura della circunstanze attorno al suo ritrovamento. La fondazione ha confiscato il Grimorio e riempito il cratere. Sono stati testati tutti i rituali descritti nel Grimorio, ma solo SCP-433 ha prodotto dei risultati. È opportuno notare che la maggior parte dei rituali descritti nel Grimorio contengono uno o più simili simboli rivelatisi impossibili da tradurre. SCP-433 SCP-433 è uno dei tre e non a non contenerli. Di per sé il grimoire è scritto sulla de normale carta, rilegato in pelle e non mostra alcuna proprietà anomala. Alcuni materiali richiesti per SCP-433 includono tre teschi umani, stagno, nitrato di potassio, ghiaccio, una bobbina di filo di rame, plutono 238. Di seguito è riportato un test tradotto situato in cima al documento SCP-433-001 descrivente SCP-433. Qualora si va, eh, si, eh, vi sarà la necessità di fuggire e di trovarsi sistemato da simbri sconosciuti, non disperare. La, da, la, danza di, la danza di simbri sconosciuti di guidare verso la servezza, Fa attenzione, anche i simboli sconosciuti potranno fare la danza di simboli sconosciuti. Non lasciarli entrare nella tua casa. Note a piedi pagina. Dottor, il bisogno di Pluton 238 è una fortuna nella sfortuna. Anche se le informazioni riguardo SCP-433 trapelassero la difficoltà nel ottenerlo, significherebbe che solo in pochi sarebbero in grado di compierlo. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!